Carlo Masci, assessore regionale al bilancio, ha presentato a Pescara la lista Rialzati Abruzzo, che correrà solo per le elezioni al Senato. È il momento di dire con forza che la distanza siderale tra i politici romani e le persone comuni non è più accettabile, ha detto Masci nel corso della presentazione. La sua lista civica è già presente in Consiglio regionale all'interno della maggioranza di centrodestra. Masci risponde con la candidatura alla mancanza di un esponente pescarese dalle liste del PDL. Il voto per Rialzati Abruzzo, ha detto Masci, è un voto a chilometro zero. Noi siamo una realtà territoriale che rappresenta i cittadini abruzzesi, formata da tanti amministratori locali che non accettano imposizioni da Roma e che vogliono far parlare il territorio. Con una legge elettorale che tutti definiscono vergognosa e che permette a Roma di indicare candidati che non hanno nessun collegamento col territorio, noi pensiamo di lanciare questa sfida territoriale, forti del fatto che abbiamo tanti amministratori locali che sono sul territorio, che ci sono stati in passato e ci saranno soprattutto domani, dopo le elezioni, perché oggi succede che con questa legge elettorale molti candidati si vedono nel periodo delle elezioni e poi scompaiono. Ecco, noi ci siamo e ci saremo anche dopo, vogliamo rappresentare la forza dell'Abruzzo, tutti ci conoscono, siamo una lista che alle regionali ha avuto un grandissimo risultato, pensiamo di avere lo stesso risultato anche superiore per questa corsa al Senato, una grande sfida, una sfida del territorio, un voto a chilometro zero, un voto DOC di origine controllata, perché il voto dato a Rialzati Abruzzo è un voto dato a Carlo Masci e ai tanti amministratori abruzzesi rispetto a persone discusse e sconosciute.